Al mio passaggio, nei fori, nei mercati, la gente mi riveriva perché il mio benessere portava i romani a guardarmi come una persona importante. Tanto pubblico, veramente tantissima gente questa sera. Rimane una giornata. Intanto facciamo un piccolo bilancio di come è andata fino ad ora e cosa succederà domenica. Beh, intanto Mutina Boica ha il potere di sorprenderci sempre. Quando il bel tempo ci assiste, e fortunatamente lo sta facendo, la risposta del pubblico è sempre davvero clamorosa e noi ne siamo entusiasti. Quindi l'affetto che ci sta circondando, di quell'affetto ne abbiamo davvero bisogno. Tantissima gente per oltre 22 associazioni di rievocazione storica, tanti spettacoli, tanti concerti ancora in corso per la giornata finale che ci aspetta domani, la domenica, nella quale tutte le attività di rievocazione entrano ancora di più nel vivo, fino ad arrivare all'appuntamento tanto atteso che è quello della rievocazione di un evento di battaglia campale, nel particolare un evento storico avvenuto nel 216 a.C., lo scontro, l'agguato della Selva Litana, dove alcune legioni romane vennero completamente annientate dai Galli Boi che abitavano in queste zone. E da qui ci lanciamo ancora avanti verso il finale, che sarà domani sera come sempre con il concerto dei Drunken Sailor, e quindi vi aspettiamo. Quante persone materialmente passano la notte qui adesso? Beh, Mutina Boica anche quest'anno accoglie oltre 22 associazioni di rievocazione storica, vuol dire circa 300 rievocatori da tutta Italia, persone che impiegano il loro tempo nel far rivivere determinate epoche storiche, di epoca romana, celta, etrusca, greca, e che sì, in questo weekend sono qui accampate dentro le loro tende storiche al Parco Ferrari, esattamente come si viveva 2200 anni fa. Quest'anno l'edizione è sempre più sostenibile. Perché? È un percorso che abbiamo iniziato già nel 2019 con una scelta plastic free, mettendo al bando tutta la vendita di bottigliette d'acqua e la plastica monouso. Quest'anno abbiamo rilanciato ulteriormente in questa direzione. Per 2 giorni abbiamo utilizzato solo stoviglie riutilizzabili e quindi rinunciando anche a quel compostabile che, se da un lato appunto è compostabile, è comunque rifiuto. Quindi la sfida di Mutina Boica è cercare di essere un evento sempre più sostenibile che produce il meno rifiuti possibile. Portando la borraccia perché l'acqua qua c'è. E soprattutto perché non vendiamo bottigliette d'acqua ma offriamo gratuitamente l'acqua al pubblico. Abbiamo venduto negli anni scorsi il bicchiere di Mutina Boica, quest'anno la sfida è quella di far portare il bicchiere comprato gli scorsi anni oppure una borraccia dalla quale saremo felicissimi noi di riempirla.